Eccoci qua in collegamento dall'Allianz Stadium di Torino, abbiamo Moreno. Sei pronto per questa partita? Prontissimo, prontissimo. Molto felice di essere qua, sia per Fede che per quello che poi in realtà è il compito che abbiamo oggi, che sì, è giocare comunque per l'Istituto Candiolo. È importantissimo e sono davvero felice di essere qua. Grazie a Canale 5, grazie a tutte le persone che comunque ci daranno la possibilità stasera di fare una grande partita. Noi ti facciamo tantissimi in bocca al lupo, speriamo insomma di vederti in qualche azione. Sappiamo che so che hai un obiettivo particolare, non lo dico sui nostri canali social, voglio solo vedermi la partita anch'io. In bocca al lupo. Grazie, viva il lupo, un abbraccio a tutti gli amici dell'esercito e vi ricordo 45527 per donare. Grazie da Moreno e da tutta la Nazionale Cantanti. Ciao. Ciao, grazie. La partita del cuore, siete qua a Torino insieme a noi all'Allianz Stadium in compagnia di Manuel e Giovanna. Tra pochissimo avremo la squadra di paracadutismo che si lancerà proprio da lassù e arriverà qui nel campo dello Stadium Juventus di Torino. Questo evento vi ricordiamo che è un fondo benefico, quindi potete donare al 45527 che è scritto da tutte le parti. Prego, 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 abbiamo il nostro ospite. Grazie, grazie, buonasera, buonasera a tutti. È un grande piacere, un grande onore, perché la cosa più clamorosa per iniziare alla grande questa serata benefica che trasmetteremo in diretta su Canale 5 è che il pallone arriverà dal cielo, esatto, e sarà portato da voi. Quindi c'è grande emozione da parte di tutto il nostro staff, di Federica Panitucci, e non vediamo l'ora di testimoniare in diretta questo salto dall'alto con la consegna dell'elemento più importante della serata, attorno al quale ricordiamo gira una raccolta importantissima, ci sono tanti soldi che la Fondazione Galviolo ha raccolto appunto in questi 30 anni di attività della Partita del Cuore, che poi sono 40 anni della Nazionale Cantanti. Ci auguriamo che questa sera sia lo stesso, anche se un grande peccato forse di questa pandemia non avere il calore del pubblico, rende ancora più affascinanti altri coinvolgenti serate di questo tipo. È cominciata la serata. È cominciata, benissimo, grazie. Ci sarà tutti anche su Canale 5. Grazie. Ci sarà anche un tricolore portato, certo, e la bandiera dell'esercito italiano. Tutti i piedi pallone. Grazie. Ciao, buona grazie. Un'edizione davvero importante. Abbiamo qui con noi il sergente Massimo Agnellini. Ciao. Ciao, benvenuto. Grazie. Innanzitutto, qual è stata l'emozione? È un'emozione molto forte, che è entrare in uno stadio così, non è proprio semplice, un lancio abbastanza complicato, il livello tecnico molto alto, sopra la copertura c'era abbastanza vento, tanto, quindi abbiamo dovuto lavorare in una maniera molto, diciamo, tecnica per entrare qui dentro. Tecnica precisa. Tecnica quanto, precisa, sì. Quanto lo scopo di questa partita? Sì, è uno scopo importantissimo per questa partita, che è per la beneficenza, per la lotta contro il cancro. È stato un onore aver portato il pallone per l'inizio di questa partita. La prima volta allo stadio Allianz di Torino. Sì, è la prima volta che dei paracadutisti atterrano all'interno di questo stadio. Quindi fieri ed orgogliosi doppiamente. Siamo con Saragama, capitano della nazionale italiana femminile e della Juventus anche, giusto? Giusto, da. Giusto, siamo noi. Lo sport, soprattutto quello di squadra, ha un particolare impegno, anche quello sociale. Per te lo sport che cos'è? Lo sport è innanzitutto passione per me e la mia vita, e anche competizione, e poi è un incredibile strumento per passare messaggi importanti come quello che portiamo stasera per sostenere la ricerca contro il cancro. È stata bella, emotiva questa partita rispetto a una partita normale. Qual è la differenza, insomma, tra una gara vera e una gara invece per la ricerca contro il cancro? Questa è una gara, sono emozioni differenti e sicuramente sono diversi tipi di gioia, ecco, se vogliamo metterla così. E oggi è bello ritrovare tante facce amiche e condividere questa partita, questo momento tutti assieme. Sara, chi vince stasera? Beh, io tifo per i miei, perché loro hanno preso il nostro posto, quindi voglio dire, è chiaro, siamo portati 2 gol avanti, potevamo far meglio, ma c'è sempre da migliorare. E quindi è chiaro. Bene, è già iniziato bene, insomma, adesso tocca a loro. Esatto, tocca a loro, e loro tocca, perché sono quelli che devono vincere. E tocca ai nostri amici che ci seguono quello di inviare un messaggio al 45527 per la ricerca.
Grazie Sara, a presto. Grazie, in bocca a voi. Al lupo. Ciao. In lupo. Ciao, grazie. Grazie. Siamo alla 30ª edizione della partita del cuore. Sì, per la prima volta sul canale del Biscione. Esatto, sì, sì. È vero, proprio così. Quali sono le emozioni che sta provando durante la visione? Sono tante, sono tante. Quasi oltre quello che io stesso, che non è la prima volta che vengo alla partita del cuore, ero stato anche a quelle dell'altra azienda televisiva, sa che ce n'è un'altra. E, però le emozioni sono le stesse, anche perché la missione è sempre la stessa, sempre quella di raccogliere fondi per la lotta contro una malattia ancora molto, molto pericolosa per tanti. Ricordiamo ai nostri amici il numero per la donazione. Sì, sì, per la donazione. Poi daremo anche il suo numero dopo. Prego. 45527, continuate a donare. Sì, continuate a donare. E saremo grati anche a nome della fondazione che io qui rappresento. Presto sarò anche il presidente della Fiat e della Juventus. Sì, buonasera. Me l'ha detto Don Allegra, io dico quello che mi dice lei. Prego. Una sfida sportiva davvero importante. Quale? Questa. Ah sì, certo, questa. Questa è molto importante e ci stiamo divertendo tanto. E anche i paracadutisti sono stati molto bravi. È emozionante il loro arrivo sul campo con la bandiera tricolore. La mancanza del pubblico fa la differenza. Quella, guardi, non me ne parli. Che facevo il bagherino prima. Non si è sentito una ola, niente, nessuno. No, questa è proprio una partita che si vive col pubblico e dove il pubblico diventa spesso protagonista. Esatto. Speriamo che il prossimo anno si possa avere lo stadio pieno. Grazie per essere stato qui. Grazie a lei. Matteo Bocelli, come stai? Ho faticato, va bene. Dai. Bene, ti abbiamo visto giocare, ti abbiamo seguito, congratulazioni, complimenti. Hai cambiato lavoro in questo momento, giusto? Sì, ci siamo trasformati in calciatori. Come sta andando? Se così si può. L'esperienza è bellissima, sì. Davvero bella. Poi diciamo così un po' dal punto di vista fisico, però cerchiamo di tenere duro. Penso che ne vale la pena, però. Sì, ne vale la pena. Vale la pena, siamo qua per una causa nobile, per la ricerca sul cancro e quindi è davvero importante la presenza di tutti questa sera e doniamo che ci sono tante persone che ne hanno bisogno. Bene, ok, sempre al 45527. Ok, senti, parliamo di te invece, musicista, cantante, insomma, maestro? È sempre tutto, no, maestro ancora no. Non me lo merito proprio. Solo il papà. Tutto, ok, lui sì. Io ho tutto da dimostrare. Ce l'abbiamo fatta, siamo usciti da questa situazione di pandemia. Io, insomma, sembra che si veda un po' di luce, quindi siamo sempre, sarà che ho sempre un animo ottimista, quindi speriamo che con l'estate, insomma, si riparta, perché insomma. Hai già una data? Magari ce la segniamo? Ma si spera di entro fine anno di poter regalare qualcosa ai nostri fan, però dai, speriamo, vediamo. Matteo, noi ti ringraziamo tantissimo, in bocca al lupo per la partita e per la ricerca. Crepi il lupo. Grazie. Buona serata anche a voi. Professore Bassetti, ben arrivato qui. Grazie, buonasera. Una sfida davvero importante, dopo un anno di sofferenza che ci ha visti davvero impegnati su tutti i fronti, in tutti i campi, in questo campo davvero importante oggi che ha visto anche l'esercito italiano. Quali sono state le emozioni che ha vissuto? Beh, allora, tanto l'emozione di entrare in questo stadio dove giocano normalmente grandi campioni, io immeritatamente ci sono entrato, e poi bellissima vedere la bandiera italiana arrivare con i paracadutisti e il pallone arrivare dal cielo e poi sentire l'inno italiano suonato dal violino è stata sicuramente una grandissima emozione che ci deve dare un nuovo spunto per ripartire tutti vaccinati, ma per ripartire con la ripartenza a settembre più forte di prima grazie ai vaccini. Una partita del cuore che ha un duplice ovviamente scopo, quello di ripartire e una lotta contro il cancro, quindi ricordiamo la ricerca e il numero al 45527, continuate a donare. Cuore da telespettatrice a nostra ospite Federica Panicucci. Ciao Giovanna. Ciao a tutti, sono molto contenta di essere vostra ospite questa sera, grazie per l'ospitalità. Grazie a te per essere qui. Qual è l'emozione che hai provato da vedere scendere la bandiera? Che meraviglia! Che meraviglia, guarda, ne stavo parlando prima e ho avuto il brivido, no? Sai quella sensazione di meraviglia, perché, beh, innanzitutto è una cosa che io personalmente non avevo mai visto fare, certo. Quindi mi ha emozionato e mi emoziona ancora adesso nel raccontarlo. La bandiera dell'Italia portata dai paracadutisti della Folgore dell'Esercito Italiano è stato un momento magico, devo dire,
che ha suggellato, no, per questa serata così importante di raccolta fondi per la Fondazione Candiolo. Quindi credo che davvero ci fosse un'alchimia perfetta. Io vi sono grata. Vi sono grata per questo momento che avete regalato al pubblico di Canale 5, perché credo davvero, e mi auguro, ma so che è così, che a casa sarà arrivata la stessa identica emozione che ho vissuto io e che abbiamo vissuto qui in diretta dallo stadio, dall'Allianz Stadium. Vedersi portare proprio il pallone in campo dai nostri allora, Giovanna, devi capire che io insomma già vengo, ma come spettatrice, come tifosa, quindi già essere nel centro del campo, in diretta, per un evento del genere, il pallone che mi viene portato a mano da voi, beh, insomma, ragazzi, ma io ho svoltato. Un'emozione da ripetere. Bella, bellissima, l'anno prossimo ancora, l'anno prossimo voglio ancora l'esercito italiano. Qui allo stadio. Sì, allora guarda Giovanna, diciamolo insieme a gran voce, noi fra un anno speriamo, incrociamo le dita, vogliamo lo stadio pieno, vogliamo l'esercito italiano vicino a noi, vogliamo ancora rivivere questa magia straordinaria tutti insieme, che sia veramente un augurio e una promessa. Grazie Federica. Grazie Giovanna, un piacere, grazie a tutti ragazzi, grazie a voi per tutto quello che fate nella quotidianità, perché veramente noi tutti vi dobbiamo essere sempre molto grati. Grazie a tutti. Eccoci qua, siamo all'interno dello stadio, dell'Allianz Stadium di Torino, e siamo qui con Charles Leclerc. Grazie di questo momento. L'emozione di giocare questa partita, di questo pallone che è arrivato dal cielo, com'è stata? Beh, già prima di tutto, sì, la portata, si dice, del pallone in campo è stato bellissimo. Mi piacerebbe poter fare queste cose, ma sicuramente non atterrerei proprio al posto giusto, però è stato molto bello, e dopo sicuramente è bello divertirsi, ma anche per la buona causa, dunque sì, sono molto molto contento. Grazie Charles, ciao. In bocca al lupo per tutto. Ciao, grazie. Ciao. Siamo qui con il presidente dei Nazionale Calciatori Italiani, maestro, grazie. Enrico Ruggeri. Grazie, complimenti a tutti. Grazie. Voglio partire con questo, siete stati degli amici, siete stati fantastici, avete vissuto con noi una giornata difficile, complicata, ci avete anche dato dei buoni consigli, forse anche vedendo il vostro approccio alla vita, ho pensato che non bisognava tirarsi indietro, quindi vi ringrazio infinitamente. E poi complimenti a quelli che si sono lanciati, sono veramente bravi. Uniti sotto la stessa bandiera, stasera siamo qui a combattere la stessa battaglia, siamo qui per lo stesso motivo. Sì, la ricerca contro il cancro, questi due anni così duri ci hanno fatto capire quanto sia fondamentale la ricerca, però naturalmente il cancro miete milioni di vittime da ben prima del Covid e purtroppo continuerà a metterle anche dopo il Covid, per cui molto importante non abbassare la guardia. Una battuta sullo sport, fa parte della tua vita, sappiamo anche di una convocazione calcistica in Serie D, se non sbaglio. Sì, Serie D, oggi in campo c'erano due giocatori del Sona, il sottoscritto, ma soprattutto Maicon, che ci ha dato una mano molto significativa qua. Quindi ti rivedremo in campo a gareggiare per lo sport? Per lo sport, perché lo sport è attitudine sana alla vita, insomma, molti della mia generazione, che è la generazione del terrorismo, della droga, dell'eroina, si sono salvati quelli che suonavano e quelli che facevano sport. Presidente, noi ti ringraziamo tantissimo per questa serata stupenda, e anche complimenti infiniti. Grazie Enrico, grazie ancora. Ragazzi. Busta, qui con noi, grazie di essere qua, qui. Buonasera, grazie a voi. Come è andata questa partita? È stata una partita vera, è stata una partita bella, ecco, noi ci siamo molto divertiti e abbiamo sperato tutto il tempo che abbiamo giocato, cercando di giocare con dei professionisti veri, di rendere onore allo spettacolo, ma soprattutto onore alla ricerca, che è il motivo per cui siamo qui. Quindi ci siamo augurati tutti continuamente e ci auguriamo che sia andata molto bene con la raccolta fondi, il 4-5-5-2-7. Lo spero, perché Candiolo conta e vive grazie a quello che abbiamo fatto e che abbiamo fatto anche stasera. Insomma, un'esperienza, un'emozione anche un po' diversa rispetto magari a suonare su un palco, a essere invece in un prato verde per giocare, per la ricerca, certo. È molto strano, magari qualcuno di noi è abituato ad avere anche grossi palchi, abbiamo la fortuna e il privilegio di fare della nostra passione il nostro mestiere. Sì.
Però quando metti i calzoncini e le scarpe con i tacchetti torni, è come uno Stargate, torni automaticamente bambino. Il nostro atterraggio? Il nostro atterraggio ti è piaciuto? Te l'aspettavi? È stato bellissimo. Bene, siamo contenti. Non ho mai visto vicino, è un brevetto da pilota io, pilota privato. Ah, questo non lo sapevo. Ho 300 ore in comando. Bene. Quindi ci sono. Bene. Però il paracadutismo non l'ho mai fatto, mai praticato, ed è stato vederlo da vicino è affascinante. È veramente molto bello, quindi grazie. Grazie a te, Bus, anche di questo momento, fondatore, Subsonica, ricordiamo, possiamo ricordarlo. Dicono, certo. dicono così. Grazie mille. Grazie ciao, a voi. Ciao. Grazie. Abbiamo Bugo con noi, benvenuto ciao. Bugo. Ciao. Ciao a tutti ragazzi. Ciao. Allora, dal palco al prato in questo campo, com'è stato per te, qual è stata l'emozione che hai provato a giocare soprattutto per la ricerca? Allora, come ho detto più volte durante la giornata, la cosa in assoluto più bella, al di là del piacere mio egoistico, amando il calcio e tutto, quindi di essere qua, poi sono juventino, quindi per me è qua come stare a casa, è il fatto di essere riusciti a fare questa partita dopo una giornata molto difficile per noi, quindi aver compattato una parte della squadra per uno scopo che non è io che gioco a pallone, cioè noi siamo solo lo strumento per portare a casa una serata che per noi è importante da 40 anni, no? E quindi questa è la cosa in assoluto più bella, per me al di là del piacere nostro di essere qua, fare se vuoi una festa. È sceso in campo anche l'esercito italiano con il tricolore, la bandiera dell'esercito e soprattutto il pallone portato proprio dai nostri uomini. Com'è stata questa esperienza? Quella col pallone è stato un piacere, col pallone. Bello, bellissimo, infatti complimenti, avete fatto una cosa molto bella, visivamente bella, bel messaggio. Complimenti. Grazie. Posso farlo io la prossima volta, direttamente senza paracadute. Grazie Bugo per essere stato qui con noi. Piacere. Torna presto. Ancora qua, insieme a Gene Gnocchi, che ha deciso di spendere due parole con noi, come è stato questa partita stasera, l'emozione di partecipare? Ma la partita è stata molto divertente, soprattutto quando hanno giocato le donne, che io era da un po' che non vedevo calcio femminile, sono rimasto veramente colpito dalla qualità. E poi ovviamente quando vedi Ribéry, quando vedi Pirlo, certe giocate, per me che ho giocato a calcio tanti anni è stata una libidine. Stasera una gara per la ricerca. Beh, assolutamente, al di là del fatto, però siccome ci siamo anche divertiti, in più abbiamo fatto del bene, direi che è il massimo che si possa ottenere. Peccato che non ci fosse il pubblico, però l'anno prossimo speriamo di rifarla. Ci sono stati i nostri paracadutisti che hanno portato la bandiera e la palla. Meravigliosi, io non sapevo di questa cosa e devo dire che è stato un colpo al cuore, ma veramente di grande, grande livello. Complimenti. Grazie ancora. Grazie mille. Solitamente stai dall'altro lato per fare delle interviste, oggi stasera ti trovi al contrario, diciamo così. Come è andata secondo te la serata? È stata divertente? La ricerca, quanto è stato importante insomma questa sera? È sempre importante, questa sera lo è stato ancora di più, il focus deve essere inevitabilmente su quello, perché poi il mondo dello sport che si mixa con il mondo della musica, dello spettacolo, per un fine ben preciso, ovvero quello della ricerca contro il cancro, l'Istituto Candiolo. Quindi io mi auguro che ci sia stata tanta partecipazione da parte di chi questa sera da casa ci ha seguiti, perché il messaggio che abbiamo voluto trasmettere era proprio quello, e quindi io spero veramente che si possa migliorare sempre, si possa ricercare sempre l'eccellenza da questo punto di vista. Uniti sotto la stessa bandiera, anche noi abbiamo cercato di dare il nostro meglio con anche i paracadutisti che hanno portato il tricolore, la bandiera dell'esercito e il pallone del calcio d'inizio. È stato uno spettacolo incredibile, ero anche un po' preoccupata, invece siete proprio fantastici. Il pallone è arrivato, i paracadutisti sono atterrati sul terreno triangolo di gioco, e quindi è stato veramente è stata una bella sorpresa, un po' per tutti. Bene. Giorgia Rossi, ringraziamo tantissimo per questa battuta. Se vuoi salutare, ricordare, che so, il numero di telefono 4 5527. Perfetto, grazie. Un SMS può fare la differenza, veramente.
Grazie. E adesso con noi abbiamo Daniele e Fabiola, Radio 105. Ciao ragazzi! Io! No, ma adesso questo grande entusiasmo, questa grande carica che poi in realtà non so da dove arrivi, perché praticamente io e quest'uomo in questo momento siamo qua da 8 ore e finalmente, fortunatamente o sfortunatamente, insomma, l'evento è finito, però... Ma io sto parlando, perché ho la mascherina, non so se... No, ma in realtà io mi sto muovendo, ma la voce è la sua, sì, cioè nel senso, capito? Ventriloqui, ventriloqui. Assolutamente sì. Qualche duro oggi prima che iniziasse la partita. Mi ha detto no, i paracadutisti qua dentro non entreranno mai. Io sono entrato, io mi sono documentato e ho scoperto che alcuni vostri colleghi avevano 25.000 lanci, se non erro, addirittura. Ecco, io non pensavo bastassero solo 5.000 lanci per centrare tutto ciò, quindi complimenti a tutti i paracadutisti e ancora di più un segnale inequivocabile che io non riuscirò mai a buttare, neanche accompagnato da un genitore. Io il 19 giugno avrò il mio primo lancio. Congratulazioni. Sì, sì, quindi, insomma, primo e ultimo, tra l'altro. Primo e ultimo, primo e ultimo, perché sarà talmente bello, cioè, da non poter essere replicato. Più che altro questo. Sì, ecco. Io spero di potervelo raccontare. Sì. Cioè il mio lancio, no, però sì, tu farai la diretta. Sì, dopo, però. Però nel caso questa è l'ultima immagine mia che potete vedere insieme a me in buona salute, grazie per avermi ospitato. E comunque oggi è stata una diretta importante questa sera, sicuramente piena di emozioni, anche perché attorno alla ricerca è giusto anche emozionare. Come è stato? È diverso dall'attività normale rispetto a questo? Beh, allora, in realtà noi poi in maniera anche meno ufficiale a volte ci avviciniamo sempre molto poi a tutto quello che è la beneficenza, quindi gli scopi benefici sono anche tanti, a volte meno ufficiali come in questo caso. Devo dire che questa è stato bellissimo. Mi dispiace per la mancanza del pubblico, stavo dicendo prima lui, mi è dispiaciuto far parte di un evento così bello come quello che è la partita del cuore in un anno veramente così particolare. Però il fatto che ci possa essere comunque è già un, voglio dire, un bel segno. Poi l'anno prossimo col pubblico sarà ancora più meglio. La radiofonica. E noi non ci saremo! Radiofonici solitamente siamo abituati, no? A non avere il pubblico davanti agli occhi. Certo, giusto, quindi certo, dai, per fortuna certo, ci sta. Abbiamo avuto questo. Ci sta. Sì, noi siamo gli occhi di quelli che non ci sono e dobbiamo essere bravi a cercare di raccontare ciò che gli altri non vedono attraverso le parole. Non è facile per chi, insomma, parla di musica, parla di calcio, però in questo caso cantanti e musica e quindi calci insieme, nazionale cantanti, ci è venuta bene, è stata una bella serata. Io ho avuto il piacere di fare tutte le tre fasi, sul campo, fuori dal campo e di raccontare l'evento. Devo dire che si sta molto meglio a raccontarle le cose perché sono molto meno affaticato. Esatto, bravo, Daniele. Questa è una cosa molto brava, grazie davvero ragazzi, bravo esercito, grazie.